E a te, a tutti ciurma, e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori, dopo che la volta scorsa alla fine siamo riusciti a portare a termine la missione che stavamo svolgendo con Atreus e Thor, dopo aver incontrato Angerboda, tra l'altro ragazzi, all'altare che siamo andati a sbirciare, dopo aver appunto assistito ad una profezia riguardo il Ragnarok, una roba del genere. Fatto sta che non è molto chiaro effettivamente quello che questo altare volesse significare. Comunque alla fine dei conti abbiamo recuperato l'altro pezzo di maschera, siamo tornati quindi da Odino, l'abbiamo consegnata a lui, gli abbiamo chiesto ma effettivamente, cioè, qual è il tuo intento, qual è il tuo scopo, cosa vuoi fare, no, una volta scoperto cosa c'è all'interno di questo spiraglio. E Odino, ragazzi, sempre molto vago, dice: guarda, allora tu ti vuoi fidare di me, io mi voglio fidare di te, però ti dirò le cose soltanto quando sarà tutto finito, diciamo così, quando riusciremo a scoprire quello che voglio scoprire, quindi intanto tu fai quello che ti dico. Fondamentalmente il concetto era quello. E dopodiché ragazzi, quindi ci hanno riportato da Kratos e dagli altri. Kratos ovviamente in pensiero per suo figlio che comunque è sparito, in dubbio se appunto Atreus si sia diretto o meno ad Asgard, ma sono quasi convinti tutti che lo abbia fatto alla fine. Però a Kratos è venuta in mente ragazzi una idea un pochettino impossibile da mettere in atto, perché vuole cercare le Norne, che sarebbero le parche di questi regni, per andare a cercare delle risposte. Fatto sta che appunto ragazzi queste Norne sono pressoché quasi introvabili, non vogliono essere trovate, quindi stiamo seguendo una traccia delle Norne grazie ai nostri lupi, ma abbiamo già fatto un paio di buchi nell'acqua. Adesso non ci resta che riuscire a trovare queste Norne e vedere cosa succederà. E quindi l'ultima volta ci eravamo lasciati qui, cercando di seguire la terza, credo, traccia che abbiamo trovato. Tra l'altro, qui ragazzi c'è anche Sindri. Ragnarok sta davvero arrivando, dovrai prepararti bene. Per fortuna ho nuovi oggetti. Ok, qualcuno di voi quindi mi ha suggerito magari, se non sono in grado di potenziare l'equipaggiamento che ho già, di farmene fabbricare magari di nuovo appunto dai nani. Però vediamo un attimino ragazzi cosa possiamo fare. Allora ragazzi, ho dato uno sguardino a tutte le cose che sono fabbricabili. Soltanto una armatura per il busto mi potenzierebbe invece che andarmi a penalizzare, perché tutte le altre armature ragazzi, sia per le braccia sia per la cintura, andrebbero più che altro a penalizzare gli aspetti insomma che ho attualmente. Sono un po' indecisa ragazzi sinceramente se fabbricarmi appunto questi spallacci spirituali, perché mi porterebbero a più 28 la ricarica ragazzi, che è veramente tanto, però soltanto più 4 e più 2 difesa e forza, mentre potenziando quello che ho già la ricarica rimarrebbe uguale ma mi darebbe più 13 di forza e più 7 di difesa. Io credo sia più importante, è vero che la ricarica comunque importante ragazzi, ma concentrarci attualmente sulla forza e sulla difesa, perché appunto i nemici non dico che sono già un po' troppo duri da buttare giù, ma comincia ad essere un pochettino complicato, quindi credo di volermi concentrare principalmente sulla forza. Quindi ho il materiale necessario per farlo, direi di sì, di potenziare quindi questi spallacci del vigore di Vidar. Ok, potrebbe essere ecco la mia fatto. Creazione migliore. Questo ci molto porta bene. Quasi al livello 4. Ovviamente adesso non ho più materiali sufficienti per potenziare altri pezzi del nostro equipaggiamento ragazzi, però direi che va bene così, dai, non è andato poi tanto male questo potenziamento. Sindrio, ti voglio un mondo di bene, ma veramente ho fretta di andare, non voglio scoprire cosa ci aspetta. Questo stemma appartiene a Fjotorlond. Fjotorlond hai detto? È il luogo natale di Sigrun. Di chi stiamo parlando? Questa è una missione secondaria però ragazzi, la maledizione di Sigrun. Ah no, questo adesso non mi interessa adesso veramente ragazzi, io lo faccio con la morte nel cuore di lasciarmi indietro le missioni secondarie, perché veramente mi piacerebbe poter seguire tutto, ma adesso lo sapete ragazzi, devo concentrarmi solo ed unicamente sulle missioni principali. Quindi allora intanto raccogliamo
questa gemma vitale. Dopodiché vediamo di tornare indietro. Credo che dovremo tornare dai nostri lupi. Oddio, no, non lo so se stiamo tornando dai lupi. Intanto ho raccolto questi pezzi d'argent. Ok, sì, esatto, siamo di nuovo alla slitta, ragazzi. Quindi seguiamo il fiuto e vediamo fin dove ci conduce. Cambiare le sorti di Baldur. Esatto. Il che mi rese ancora più determinata. Ok, vabbè, possiamo scivolare. Nella tua storia non hai affrontato le parche della tua terra. Le leggende sul fantasma di Sparta erano di certo un po' ingigantite. Ingigantite? Di certo non il massacro, una parte giustificata. La parte in cui viaggiasti nel tempo per vincere una battaglia che avevi perso. Poco credibile, ovviamente. La diceria di Thor che rispedisce nel passato il serpente del mondo da Ragnarok è una cosa... È la verità. I fili del fato intrecciano vita e tempo. Le parche abusarono del loro potere. Quando le sfidai, minacciarono di disfare la mia esistenza. Così le uccisi e rivolsi il loro potere contro Zeus. Mazza. La cosa più pericolosa e irresponsabile mai sentita. Queste norne non hanno una magia simile, né chiunque altro che io conosca nei regni. Già, ve lo immaginate? Se esistesse, ce l'avrebbe Odino. E in quel caso saremmo molto più nella merda di quanto non lo siamo già. Non chiederei mai di cambiare il passato, in nessun caso. Io voglio solo informazioni. Ed è già abbastanza pericoloso per esperienza. Ma siamo arrivati? Non capisco se siamo arrivati. Ok, dobbiamo procedere a piedi, ovviamente, da qui. E vediamo un po'. Ovviamente, allora, è bello, ragazzi, che raccontino, anche se a grandi linee, anche parte della storia vecchia di Kratos. Di qua. È molto bello che ci abbiano messo anche queste cose qua. Comunque qua c'è una... qua c'è un forziere. Ma bravo a chi trova tutte e tre le rune. Sì, vabbè. Intanto saliamo, poi vediamo, ragazzi, Possiamo andare su? Sì. Ecco qua. Vai. E vai. Ok. Allora, va bene. Ecco. Puoi aprire un varco nel ghiaccio. Ora le norme creano posso? Pareti di ghiaccio. No, wow. Credo che l'acqua si sia congelata. Semplicemente, non è che chissà che cosa pazzesca è successa, si è solo congelata l'acqua. Giustamente, col freddo che fa. Ecco fatto, possiamo andare. Altri ci aspetta tuoi. Qualche sorpresina. Non li ho mica chiamati io. Stia buono, signore. Oddio. Oh, raga, non so perché questo tizio mi ha gonfiato così tanto, effettivamente. Me lo sto chiedendo. Recuperiamo un po' di vita, ragazzi. Ma che cavolo. Questo è il vostro comitato di benvenuto. Grazie davvero di cuore. Sono commossa. Per la miseria, regà. Quanto mi ha fatto male quello stronzetto. Non mi ha dato neanche il tempo di rendermi conto di cosa stesse succedendo. Ok, a posto. Oh. Non so come le norne abbiano convinto questi banditi a proteggerle. Non che sappiano quello che fanno. Allora, non penso che ci sia voluto molto. Magari li hanno stregati in qualche modo, non lo so. Anche se non so se le norne si occupano anche di queste cose. Andiamo, va. Freya, ho visto un po' ossia, Grazie per l'aiuto. So che non era ciò che avevi in mente. Prima troviamo tuo figlio, prima sgombrerai la tua mente. Spero solo che funzioni. Anch'io. Speriamo. Ti ringrazio. Parole stupende, ma magari scrivile una lettera quando saremo al caldo, fratello. Invece di stare qui a cincischiare, insomma, a congelarci le chiappe. Anche se Mimir, in effetti, le chiappe non ce le ha più, quindi... Arrivo! Immaginavo che questo fosse un po' più tostarello, si vedeva dalla stazza. Boom, bitch! Vai. Freya, che fai? Stai lì a guardare? Oh! Si calmi, signore. Attenzione. Ahia, la puta madre che... Te pario. Ecco qua. Oh, io sto per morire, tra l'altro. Curiamoci un po'. Porca miseria. Quanta possono essere fastidiosi questi qua. Ecco qua. Yeah, sono messa proprio male. Ma male.
Ok. Ehi. Alle spalle, signore. Su via. Arrivo. Boom, 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 boom. Ecco fatto, scusi, ecco qua. A posto. Risolto. Dico, ok. Sento qualcosa. Stavolta più forte. È qui. Magari è la volta buona, signore e signori, eh. Vediamo se c'è qualcosa qui. No, qua non c'è una mazza, ma qua c'è un fossile. Arrivo, Freya, dammi un secondo. Acciaio e pezzi d'agio. Ammazza quanto agio. Ma tu guarda un po' chi c'è. Ecco. 3 di 48. Me ne sarò lasciata dietro già tipo una ventina, molto probabilmente. Ma sono dettagli, sono dettagli. Andiamo. Vediamo un po'. Opnar. Dimmi che è la strada giusta, per favore. Che finalmente. È sempre nel terzo posto in cui guardi. È vero, è vero, sempre così. La parola del fato, trova le norne al pozzo di Urd, ragazzi. È la strada giusta, ci siamo. Tanto raccolgo questi pezzi d'agio, che sempre sono utili, per potenziarci. Lo sentite questo sussurro inquietante? È come un pruito. Purtroppo sì. Nella mente. Significa che siamo nel loro dominio. State pronti a tutto. Ok. Illusioni. Proiezioni, probabilmente. Ma non è detto. Nessuno può dire quali creature abbiano mutato in inconsapevoli guardie. Splendido. Ok, fantastico. Quindi non solo ci sta questo prurito costante nelle orecchie e nella testa, ma potremmo anche ritrovarci di fronte a chissà quali servi malvagi, se li vogliamo chiamare così. Davvero bellissimo. Bellissimo. Direi che possiamo procedere. Qua non vedo altro, quindi andiamo. Via. E via. Ok. Perfetto. Qua di sicuro ci aspetta qualcuno. Questo vago presentimento che non sarà così semplice. Ci sarà qualcosa di forse grosso e fastidioso ad aspettarci. Argent. E Argent. Perfetto, fantastico. Intanto apro questo forziere. Kratos. Ma dai. Fantasma di Sparta, flagello dell'Olimpo, annientatore del fato, assassino crudele, foriero di guerra, l'arma degli dei che ha voltato le spalle ai suoi creatori. Cerca una redenzione che non merita. Ammazza! Non cambierà mai. Non avevo torto, ragazzi. Comunque questo tizio è bello grosso e tosto, si vede. Ehi. È lentino, devo dire, perché la sua arma lo rende particolarmente lento. Quindi tutto ciò va a nostro vantaggio, ovviamente. Diamogli un po' fuoco. Attenzione, oddio. Stai andando a fuoco, bro. Sembri un tizzone, ma non ho un problema per te, mi sembra, vero? Eh? Ok. Ecco. Ammazza! Ok, viandante, vediamo un po'. Viandanti sono anime devote che seguono la via, un misterioso codice guerrisco che promette gloria, fortuna e illuminazione a Jotunheim. Purtroppo non hanno idea che questa non sia altro che un'invenzione di Odino, un tentativo di convincere un gran numero di guerrieri a trovare l'ingresso della casa dei giganti. I viandanti sono tanto forti quanto devoti e non dovresti sottovalutarli. Mentre le armature che i nostri amici nani realizzano con perizia sono particolarmente resistenti, quelle dei viandanti sono pesantemente rinforzate e ingombranti. Riuscire a superarle è spesso la sfida più grande quando si affrontano questi bastardi fanatici. Ok, niente di particolare o di bello, troppo siamo bello da ricordare. Lui mi sembrava abbastanza vero. Odio dirtelo, ma sarà così anche con la tua mente. Ok, quindi siamo già nella nostra mente, cioè nel senso, che vuol dire? Cioè cominceremo tipo a vedere cose o robe simili? Spero sinceramente di no. Vediamo intanto cosa c'è qua dentro. A parte i resti di qualcuno, pietra legno e
pezzi d'aglio e questa gemma vitale che ci aspetta. Perfetto, abbiamo riempito di nuovo la nostra vita, ragazzi. Ma ci sarà di sicuro anche qualcun altro. Io mi aspettavo qualcosa, è vero, ho detto qualcosa di grosso, che questo tipo era grosso, ma mi aspetterei qualcosa di ben peggiore, sinceramente, visto che queste non vogliono essere trovate. Gli elfi? Mi aspettavo qualcosa di ancora più peggiore, anche se devo dire che gli elfi, ragazzi, sono parecchio fastidiosi, se devo essere sincera. Aia, tua sorella. Ciao, bro. Scusa, ti sballonzolo un pochettino, ma solo perché ho fretta. Scusa, ci ha pensato Freya? No. Vai, Freya, vai, colpisci, colpisci. Vai, vai, colpisci. Non avere paura. Ecco qua. Non era l'ultimo. Questo posto sembra quasi familiare. Eppure diverso. Come un ricordo sbiadito. Un ricordo molto ostile. Queste perche non sanno che non mi scoraggio. Fratello, pensavo, per la prossima battaglia potremmo essere più furtivi. No. Esatto. Ha risposto Kratos per me, cioè da un tipo come Kratos tu ti aspetti davvero furtività. Su, via, dai, non diciamo baggianate, per favore. Il bello di Kratos è proprio questo, ragazzi, cioè che non si deve essere furtivi, non si deve usare lo stealth. Per questo anche che mi piace sto gioco, questo personaggio, perché tu vai e spappoli tutti, così. Senza starci troppo a pensare, questo è il bello. Un cervo, che bello. Pezzi d'agio. Qua dietro c'è un forziere. Ho raccolto qualcosa ma non è uscito cosa. Saranno stati i pezzi d'agio probabilmente. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Io, regà, sono molto molto curiosa. Questa questione mi sta intrigando parecchio. E... Freya dei Vanir, signora della magia. Porca paletta! Strega dei boss. Frigg di Asgard. Distruttrice di tutto ciò che spera di proteggere. Trova sempre qualcuno da incolpare. Lei non cambierà mai. Stanno leggendo nella mente, tipo. Comunque sanno tutto, loro di regola sanno tutto, quindi sanno chi siamo. E proveranno probabilmente appunto a scoraggiarci in qualche modo, ragazzi, con ogni mezzo. Però, come giustamente ha fatto notare Kratos, io non mi faccio scoraggiare, purtroppo per voi. Mi dispiace. Bello, 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 ecco qua. Ok. Ah, quanto mi stanno sulle palle gli elfi, raga. Cioè, eppure solitamente è una razza che... Aia. Che nei mondi fantasy... A me piace, perché gli elfi mi sono sempre piaciuti moltissimo. Però questi elfi in God of War mi stanno proprio sul gargarozzo. Vai. Cos'è, cos'è, cos'è? Pietra, legno e pezzi d'argento. Mica, raga, quanto argento! Un sacco d'argent. Andiamo avanti. Andiamo un po'. No, questa, questa. Eccolo, eccolo. Adesso analizzano anche lui. Allegro vagabondo dei boschi. Vediamo. Sono un sapientone prolisso e non cambierò mai, vero? Manca solo uomo più sapiente del mondo. Beh, beh, beh. Come è arrabbiato. Vai. Scusi, Come ho detto ai suoi compagni di prima, abbiamo un po' fretta, quindi... Ecco qua. Scusi, A posto. Rediviva di Hell. Oh, shit. Ok. Direi di aprire questo forzierino e poi procedere. Beh, quindi... il suono è proprio quello dell'argento. Beh, sì, infatti abbiamo raccolto dell'argent, caro Mimir. Sanno che siamo qui. Interessante, andiamo, andiamo. Suppongo che questo tormento abbia un'unica consolazione.
Perlomeno non dobbiamo presentarci. Bravo. La reputazione non ti servirà, Mimir. Vedono l'intera vita di chiunque gli si avvicini. Ok, ok. Bello, perché magari se ti viene qualche dubbio, ragazzi, e poi in un modo o nell'altro ti danno sempre le risposte che cerchi. Intendo loro, i personaggi, non le norne. Perché io prima mi sono chiesta, sanno tutto di noi, leggeranno la mente. Invece, appunto, sanno tutto della vita di chiunque gli si avvicini. Che cos'è? Un fantasma! Magia corrotta! Mira, ah! Nucleo runico! Porca miseria, guardate che roba! Oh cavolo, bello, bellissimo, particolarissimo, è diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto fino ad ora. Ma devo allora capire cosa devo fare, ragazzi, perché quando non mi è ben chiaro. È vulnerabile. Ok, è una parola arrivarci quando brilla. Questo coso è veloce. Attenzione, oh cavolo. Minchia, raga, che cosa strana. Ripeto, particolarissimo. Vai, 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 da lì adesso, adesso, adesso. Oh, non gli è piaciuto? Per niente, direi. Caro. Aia, mannaggia a me. Vai, è vulnerabile adesso. Le sorgenti, sì. Distruggile. Le sorgenti, ok, ok, subito, subito. Questo lo dovrebbe indebolire, ok. Il punto debole principalmente sono queste sorgenti, ragazzi. Ma attenzione, Capaletta. È parecchio nervosetto. Beh, mi pare ovvio. Scusa, Ok. Vai, 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 vai. Adoro, che figata, raga. Mi piace sto coso, perché è stranissimo. Oddio. Fantasma dei ghiacci. Chissà se in qualche modo farà parte proprio della mitologia norrena come creatura. Ammazza, probabilmente sì. Non so se alcune se le saranno inventate, ragazzi. Oddio. O se sono prese tutte appunto dalla mitologia. Caro però, Aspetta, buono. Vai, annaggia, era l'occasione giusta. Oh, minchia, rega, 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 rega. Se sta fa parecchio aggressivo. Parecchio aggressivo. Sì, sì, sì. Porca miseria, oh. Cioè, è rischioso stargli vicino, ma non puoi stargli troppo lontano, perché se no non riesci a colpirlo. Ehi, la sorgente, vado, 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 vado. Faccio in tempo, faccio in tempo, faccio in tempo. Sì. Via, via un'altra, vai. Ok. Buono. Adesso sarà da finire, ok. Che figata. Adoro, ragazzi. Una singola sorgente runica può far fioriuscire abbastanza magia da creare i fuochi fatui, mentre più sorgenti possono evocare qualcosa di ben più letale. Ok, quindi è una specie di fuoco fatuo potenziato. Il potere caotico a cui attingono può manifestarsi in una creatura che allo stesso tempo maestosa e terrificante. Fin tanto che queste sorgenti runiche rimangono intatte, un fantasma continuerà ad attingere magia da esse per alimentare la sua esistenza. Quindi è tipo, cioè, nasce come un fuoco fatuo, ma tante sorgenti creano praticamente questo mostro un po' più pericoloso. Fighissimo, ragazzi. Bene, un altro dono del Fimbulwinter, suppongo. La magia che ci abbandona deve pur finire da qualche parte. Cuoio, metallo. Ok, gemma Ira. Frammento di amuleto. Un pezzo di amuleto rotto di Yggdrasil può essere usato per permettere all'amuleto di contenere. Oh, ok, incantesimi aggiuntivi. Questo può essere utile. Ok, è da riparare. È da riparare in negozio. Ma abbiamo trovato appunto, ragazzi, un altro castone praticamente da inserire nell'amuleto. Perfetto. Fiamma del caos. Possiamo potenziare la fiamma del caos, ragazzi. Finalmente, finalmente, buone notizie. Pietra legno e gemma vitale. E acciaio nanico. Fantastico. Qua ci sono altre gemme. Gemma vitale e gemma dell'ira. C'è altro qua intorno? Sembrerebbe di no, per cui possiamo procedere, ragazzi. Mi chiedo che altre difficoltà incontreremo, perché non sarà finita qua, ragazzi. Le norne devono essere lì nella grotta. Ok.
Ok, quella grotta, parli di quella grotta, suppongo di sì, c'è solo quella. Giamma vitale, quindi direi che possiamo salire. Vai, 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 vai. Vediamo un po'. Qua c'è un bel forziere, ci siamo ragazzi, stiamo entrando allora. Finally, finalmente. Pietra, legno e pezzi d'argento. Un bel respiro, andiamo. Di nuovo quel suono proriginoso. Solitamente apprezzo i sussurri delle donne, ma questo è decisamente irritante. Sì, sì, sono d'accordo. Ti hanno mai detto che quando sei terrorizzato farfugli? Terrorizzato? Per tua informazione non sono altro che un tipo apprensivo. E spezzare la tensione con l'umorismo è il dovere di un compagno di viaggio. Ok, Mimir, dai. Questa. Io che pur di non ammettere che magari se la sta facendo addosso, per quanto lui non possa farsela addosso effettivamente, ma bellissimo. Andiamo, andiamo, andiamo. Raga, impaziente, io sono super impaziente veramente. E tra l'altro sono curiosa di vedere l'aspetto di queste nonne, sempre se riusciremo a vederlo. Chiaramente. Ok, ci siamo, ci siamo. Adoro. Una porta. Oh, sembra autentica. Tocca a noi quindi riuscire a sbloccarla, giusto? Sì. Perfetto. Sei oddio. Tu. Posso sentire tutto quanto. Baldur, ascoltami, ti prego. Basta! Perché l'hai portato qui? Non siete i benvenuti qui. Aspetta! Baldur, torna qui! Parlami! Cavolo. E cavolo. Raga, giocano sui dolori e le sofferenze di chi si avventura qui. Mamma mia. Adesso quindi. Guarda, raga. Non è giusto però. Per la miseria. E adesso stanno giocando con Freya. Mi chiedo. Quando arriverà il nostro momento. Freya! Fratello, sono qui. Vieni a prendermi, per carità. What the fuck? Pensavano veramente che volessi tornare su questo schifoso cadavere? Raga, sono interdetta. Dico sul serio, fratello, vieni a prendermi. Sigrun? Fratello, aspetta! Perché non ti sei opposto a Odin? L'ho fatto! Ho provato a fermarlo in ogni modo. Oh, hai sempre servito, Odino, finché lui ti ha punito mettendo le lampe. Ai. Il suo favore, progettare le sue guerre. Lontano a guardare mentre non guardava chiunque tutto. E te ne sei completamente infischiato. Finché lui non se ne frega con te. Lo so, Sigrun, è vero, tutto vero. Ma per amor tuo sono diventato un uomo migliore. Consigliere di pace e alleato di quelli ti che... Ti sei alleato con Freya nella sua sofferenza? Con Skadi? No, in Italia? No, ti sei sempre schierato con uomini potenti che le hanno usate. Fratello, attento, ne arrivano altri. Li vedo. Vedi un dio violento che ha bisogno di una mano? Tu lo aiuti e lo chiami fratello. Ti sei sempre stato. Non è lei. No. Certo. Hai fatto ciò che dovevi. Si mette. Liberami, mancia, fratello. Ragazzi. L'albero mi stringe sempre di più. Arrivo, arrivo. Fratello, l'albero ti sta risucchiando. No. Vedi tutti, hai un mostro. Atreus, sto arrivando. No. Capiterina. Perché non ti sei fidato di tuo figlio? Non lasciare che li prenda! Atreus! Oh, mamma mia, regà.
Porca miseria, arrivo, arrivo! Perché non l'hai trattato come vorrebbe essere trattata? Raga, giocano sui sensi di colpa. Porca miseria. È su. Mamma mia. Non ho dovuto fare altro. E ora non mi ammiri. Oh, porca paletta. Atreus, sono qui. Mamma mia, regà. Mamma mia. È un dio maligno. Sono lui, sono in pericolo. Che abbiamo finito. Dio santo, andiamo. Padre di tutti, aiuto, è un mostro. Sia finita. Abbiamo superato la prova? Non mi è sembrato di superarla. Vedo che la porta è scomparsa. O non c'è mai stata. Giocano ancora con noi. Sì, decisamente. Mamma mia, regà. E questo cos'è? Un kelpie? Non se ne vedono molti da queste parti. Deve essere loro. Dite che ci condurrà lì. Chiederò gentilmente. Calma, bella, calma. Brava. Così. Ti va di dirci cosa ti hanno fatto passare le norme? No. Meglio di no, guarda. Ma posso salire anche io? Sali. Sì. Sei proprio brava. Creature affascinanti, ma notoriamente capricciose. Nella mia terra teniamo i bambini lontani dai laghi dicendo loro che un kelpie li affogherebbe. Ovviamente nessun kelpie che conosco lo farebbe, salvo per mancanza di rispetto. Trotta sull'acqua? Già. Non ci sono destrieri acquatici in Grecia, fratello. No. C'erano gli ippocampi. Servivano il dio del mare. Ne sfidai uno su un titano. Forse non è l'argomento migliore. Oh! La miseria, che figata. Che figata. Vediamo. La nostra ricerca delle norne ci ha portato a un cavallo mistico. Mimir l'ha chiamato Kelpie. Ha camminato sull'acqua, si è trasformato e poi si è immerso sotto la superficie, portandoci nel santuario interno delle norne. Dubito che la nostra partenza sarà meno spiacevole. Spero che le norne possano rendere utile questo viaggio. Quindi ragazzi, rullo di tamburi, siamo arrivati al santuario interno. Quindi io suppongo che a breve saremo al cospetto delle norne. Ci siamo. Il rifugio del fato. Sapevo che l'avremmo trovato. Guardate che posto, ragazzi. Che figata, mamma mia. Immerso sotto l'acqua, che spettacolo. Mamma mia, regà. Rimango sempre a bocca aperta. Stupenda sta cosa, veramente stupenda. Ci siamo. È il momento della verità, allora. Vediamo. Kratos, Freya e la testa di Mimir entrano nella casa delle norne con circospezione. Hanno finalmente raggiunto la loro destinazione. Kratos parla per primo. Cerco mio figlio! Lo sai che tuo figlio è ad Asgard? No, tu cerchi quello che tutti cercano da noi. Conoscere la fine della tua storia. Il fantasma di Sparta corruga la fronte minacciosamente.
Resiste all'impulso di grugnire, ma fallisce. Vi rivolgete a noi, miserandi archetipi, per essere dispensati dal copione. Conoscere le battute non vi darà il potere di riscriverle. Parla chiaro. Tu morirai, Kratos di Sparta. Tu lo hai chiamato il distruttore del fato. Deve esserci un modo per cambiare il destino. Non esiste il destino, Puck. I protagonisti si sono ammutoliti. Loro non comprendono. Non esiste un grande disegno, niente copione. Solo le scelte che compiete. Le vostre scelte sono così prevedibili che fanno sembrare noi delle prescenti. Quando è nato mio figlio... Sta zitta! La vostra profezia parlava di una morte pretestuosa. E lo è stata. Perché tu non potevi lasciarlo andare. Perché lui aveva sete di vendetta. E perché tu uccidi gli dèi? Ma Kratos non l'ha fatto. Perché era spinto dall'odio. Oh, devo donargli una corona, allora. Uccide ancora gli dèi, però ora gli provoca dispiacere. Tu sei il frutto delle tue scelte, niente di più. E poiché fai sempre le stesse scelte, scoprirai che Heimdall intende uccidere tuo figlio ad Asgard. E tu farai quello che ti riesce meglio. E poi Ragnarok. I cieli bruciano. Cala il sipario. Exunt omnes. Heimdall? Di nuovo gli sfugge il punto. Si concentra sul secondo atto, tralasciando il finale. Un errore comune nella scrittura scenica. Andiamocene via. Se ne va infuriato, seguito a ruota da Freya. Mi è piaciuta la tua storia, Kratos. Peccato che debba finire così presto. Bene, è stato istruttivo. Sono abbastanza scioccata, ragazzi, perché è chiaro, il futuro non può essere cambiato. Il destino, non so come lo vogliamo chiamare. Infatti Freya ha cercato in tutti i modi di salvare suo figlio Baldur, ma non è stato possibile. Alla fine è morto comunque. E adesso queste tre ci rivelano che Heimdall ucciderà Atreus e che Kratos morirà. Kratos non lo permetterà mai, ovviamente. Quindi suppongo che il prossimo passo probabilmente sarà andare ad Asgard. Forse, però non so quanto questo sarà possibile, ragazzi, effettivamente. Allora, riguardo le Norne, le parche di questi regni, i loro nomi sono Urd, Verdandi e Skuld. Non so se si legge così, ma vabbè. Non so come faccio a saperlo. Inizio già a ricordare con difficoltà la loro intrusione nella mia mente. Eppure mi rimane una sensazione di disagio. Non importa. Ricordo di aver appreso che Heimdall è una minaccia per mio figlio e tanto basta. Cioè, non gli serve sapere altro, ovviamente, ma adesso non ricordo di preciso se hanno detto Heimdall intende uccidere Atreus o se Heimdall ucciderà Atreus. Fatto sta che in ogni caso l'intenzione è quella. Quindi... ci dobbiamo regolare di conseguenza, ragazzi. Di certo non staremo a guardare. Mi pare ovvio. E non ci resta che andare via, allora. Di tornare da dove siamo venuti. Mamma mia, regà. Andiamo via di qua. Bene. Così va meglio. Che spettacolo. Le cose mi sembrano già più normali. Ehi. Okay. L'albero. Ehi. Ma che strano. Che cos'è? È il cappio, fratello. Quello cappio? Che Odino ha usato per impiccarsi nel suo folle tentativo di ottenere i segreti della vita, della morte e bla bla bla. Che stai facendo? È un oggetto carico, importante per Odino. Forse potrà tornarmi utile. Ok.
Fratello, ciò che hanno detto del ragazzo non accadrà. Oh, concordo. Non accadrà. Lo impediremo. Certo che lo faremo. Ma la domanda è come. Non penserai seriamente di voler uccidere Heimdall, dico bene? Farò ciò che devo. Oh, tutto qui. Ti sbagli a dissuaderlo, Mimir. Tu conosci Heimdall. Ti garantisco che è un verme feroce e maligno. E fedele a Odino a tal punto da meritarsi il Gjallarhorn. Se ci capita l'occasione di eliminarlo prima del Ragnarok, cogliamola. Solo pensando ai suoi poteri di chiaroveggenza, quel sé diventa gigantesco. È vero, Heimdall anche può leggere la mente, quindi la vedo parecchio complicata come cosa. Però Frey è d'accordo sul fatto di farlo fuori, quindi ci appoggia riguardo le nostre intenzioni. Acciaio e pezzi d'argento. Quindi adesso, ragazzi, non ci resta che lasciare le Norne. Tornare a casa di Sindri, penso che torneremo lì, non lo so. Tanto raccogliamo questo, pezzi d'argento. Ma dobbiamo davvero rifare tutta la strada a ritroso? Ci metteremo un po'. Anche supponendo di voler pianificare l'assassinio, e ammetto di essere un po' arrugginito in materia, non abbiamo modo né di raggiungere Heimdall, né di ucciderlo una volta da lui. Ho ucciso dei più grandi di lui. Non ne dubito, fratello, ma non è quello il punto. Giustamente, ragazzi, Mimir ci pone di fronte a quelle che sono le difficoltà del caso. Qua c'è un forziere, direi di aprirlo. Un attimo, cara. Metallo e pezzi d'acciaio, che cosa? Lassù. Dove? Ok, lassù. Ecco, risolto il problema. Sarà una sorta di scorciatoia? E chi lo sa? Spero. Senti, non incontreremo troppe difficoltà. Credo che ci stia sfuggendo il messaggio delle Norne. Abbiamo tutti delle tendenze e la tua è di buttarti a capofitto nel pericolo per proteggere chi ami. Non intendo cambiare. Non su questo. E perché dovresti? A quanto pare la mia tendenza è uccidere chi amo. Freya. Non voglio che mi confortiate. Nessuno di voi. La loro accusa era crudele. Noi non crediamo. La verità può essere crudele. Qualcuno vuole obiettare? No. Ma la sorte di Baldur ha avuto diverse cause, tra cui la profezia. Che intendi, fratello? Nella mia terra si dice che le profezie si avverano nel tentativo di sventarle. Ah. Come quando Freya ha cercato di proteggere Baldur. O io ho accusato mio figlio di essere andato ad Asgard. Siamo d'accordo. Sarebbe folle attaccare Heimdall. No. Se Heimdall deve morire affinché Atreus viva, Heimdall deve morire. Come puoi dirlo, sapendo ciò che sai? Perché se Heimdall è una minaccia, io devo agire. La tua natura. Ben fatto, Norne. Molto interessante questa cosa, ragazzi. Allora, abbiamo appena completato la parola del fato. Interessantissima questa cosa, nel senso che le profezie si avverano nel tentativo di sventarle. Molto particolare come cosa, perché cioè le profezie dovrebbero avverarsi a prescindere, no? Però invece magari se si tratta di profezie comunque negative, si avverano proprio perché cerchi di evitarle. Cioè, spettacolare come cosa, ragazzi. Però si dovrà vedere cosa si dovrà fare, ragazzi. Ma Kratos non ha molti dubbi a riguardo. Nel senso, Heimdall è una minaccia per mio figlio. Basta. Va fatto fuori, va eliminato. Allora, altro forzierino. Comunque credo che stiamo scendendo molto più rapidamente. Ok, là ci sono già i lupi, perfetto. Quindi direi che possiamo tornare direttamente alla slitta, ragazzi. Vedere cosa succederà adesso. Troviamo un passaggio. Torniamo a casa. Studiamo un piano. Ok. Ritorna a casa, fratello, di Sindri quando prima sei che pronto. Tu prenda decisioni affrettate. Perché non ti sfoghi un po'? Sono sicuro che ci fosse qualche faccenda in sospeso su cui tornare. Lascia che la tua mente elabori il tutto. Sospetto che ci sia qualche faccenda in sospeso qui al lago. Tuttavia, sono sicuramente felice di passare del tempo lontano da Midgard. Scegli tu, fratello. Vabbè, ovviamente ci stanno invitando a fare le qualche missione secondaria. No. Ah,
Allora compra qualcosa di costoso, così non ci penserai più. Fa un po' di shopping terapia. Resti di bestia. Ok, questo è quello che ho lasciato indietro, ragazzi. E adesso, visto che ci siamo, possiamo potenziare finalmente, ragazzi, le lame del caos. Ci danno, ok, però più 15 di runico. Io speravo sinceramente aumentasse un pochettino la forza, però vabbè. È sempre bello lavorarci su. Va bene così. Allora, ragazzi, hanno reso disponibili nuovi pezzi, insomma, di equipaggiamento da fabbricare. E direi che quasi quasi, ragazzi, fabbricherò questi bracciali della saggezza di mani, perché ci aumenta di 11 la forza, di 9 il runico e di 2 la ricarica. Quindi comunque sono buoni aspetti. Tra l'altro aumenta la durata di tutti gli effetti di stato applicati ai nemici, ragazzi. Quindi direi che sono parecchio interessanti. Li creiamo e li equipaggiamo. Perfetta. Ecco fatto. Possiamo allora, ragazzi, appunto riparare quindi la questione dell'amuleto di Yggdrasil. Perfetto. E per ora, ragazzi, penso che non fabbricherò niente di nuovo, anche se c'è qualche altro pezzo dell'equipaggiamento che sembrerebbe essere interessante per quanto riguarda il miglioramento delle nostre statistiche. Però non abbiamo tantissimi pezzi d'argento, quindi direi che magari per adesso restiamo così. Disinfetto gli attrezzi. Magari la prossima volta, ragazzi, venderò appunto questa attrezzatura che non uso più. Avevo una cosa da dirti. Vediamo. Quindi direi, ragazzi, allora, che per adesso purtroppo ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. La prossima volta cercheremo appunto di migliorare anche le nostre abilità, perché abbiamo diversi punti esperienza disponibili. E quindi la prossima volta, ragazzi, torneremo a casa di Sindri e dovremo elaborare comunque un piano per arrivare ad Asgard, o comunque cercare di assassinare in qualche modo Heimdall, che è attualmente una grossa minaccia per Atreus. Non so tanto che pensare, ragazzi, sono parecchio in pensiero, perché comunque Kratos morirà, a quanto pare. È un'anticipazione incredibile che già appunto ci avevano dato nel finale del primo, ma mi chiedo se in qualche modo sarà possibile cambiare questa cosa. Ma a quanto dicono le Norne, no, non è possibile. Ma sono molto curiosa, allora, proprio per questo, ragazzi, di vedere cosa succederà e in che modo riusciremo a raggiungere Heimdall e raggiungere Atreus, se Atreus farà qualche altra scoperta incredibile oppure no. Cioè, ragazzi, come sempre chiudo il video e l'episodio col pensiero di quello che succederà la prossima volta e con la voglia di vedere appunto cosa succederà la prossima volta. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!